Se tutto è diverso, cos'è il tutto? Spesso mettere insieme ogni ente differente, anche solo col termine ente o mondo insensato. E il bicchiere dell'analisi lo vedi fino totalmente, solamente quando sei ubriaco. Ora il pagliaio a galla nel lago e il lago affondato. Come va? Rido delle tragedie perché riscopri in ogni male il bene, Carmelo. Quindi se mi fai del male ti ringrazio, ma non porgo l'altra guancia. Ho deviato il problema da conoscenza ganja, conoscenza, conoscenza, fino alla volontà di potenza. Non importa se ho scoperto ciò che ho raggiunto con percorsi autonomi. Gli uomini più niciani che ho incontrato, Nietzsche non l'avevano neanche studiato. Il bivio del suicidio alle mie spalle. La strada più facile rimane tagliarsi le vene con rasoio di Occam. Io ora vedo stelle nelle stalle, grazie davvero. Come farei senza gli stronzi seri, gli idioti, si veri i vuoti? Non parlo solo di individui, ma anche dei miei atteggiamenti. In certi momenti attendo che qualcuno smerdi sti esempi, che un argomento profondo riesca a darmi contro. Intanto ho cercato fare in culo sulla cartina e non l'ho trovato, quindi andrò a quel paese. Imprecazione che quanto vaga si adatta più facilmente alle mie necessità, a parte se sono diretto in una grande città. Mentre sto scrivendo la mia conculina esclama: Dio dei diavoli, in verità Dio si è fatto uomo. E se Dio si è fatto un uomo, Dio si è fatto uomo. La forma riflessiva del verbo fare è spesso ben poco riflessiva. Adesso smetti di ascoltare questa traccia, poiché la tua mente ne risente. Se stai ancora ascoltando, forse una conferma del fatto che ogni minaccia del proibizionismo è controproducente. Che forse per un debole il concetto di droga si estende ad ogni processo piacevole. Mancanza di autonomia barra potenza, conseguenza di un progresso concepito come dipendenza. Ma so che il luddismo non concima e che ogni scoperta porta per metacrisi come di Hiroshima. Che importa se non giustifico la guerra attuale, poiché nel microcosmo è messina come una mina. Mentre nel macrocosmo l'ONU ha girato una bambina che non dichiara più guerra ma attacca dicendo: è lui che ha cominciato prima. Noi pensiamo al concetto di missione di pace, intanto muore gente innocente. Perché non posso ridere in un contesto tragico ma non offendo nessuno sul resto del giorno? Sono completamente indifferente la gente che affronta poca verità quando lo fa è seriosa. Non sono un buon esempio, non voglio proporre le mie soluzioni. Io non offro agli altri le mie droghe, mai. Mula, ogni volta una grande emozione, ma come?